Allora, Barbara De Mozzi, Maurizio Ricci e Anna Troisian mi hanno fatto la cortesia di anticiparmi un po' le declinazioni. E in effetti il GDPR e ricadute sui rapporti di lavoro, tema molto ampio. Barbara De Mozzi si soffermerà sulla trasparenza alla luce anche di casi recenti della Corte, caso Fudigno e caso Schrems 2. Più sul ruolo del garante, l'intervento di Maurizio Ricci e Anna Troisi, un affondo sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Grazie, la parola a Barbara. Grazie. A te, prego. Vi è stato chiaramente un esponenziale aumento dell'impiego di strumenti informatici e di intelligenza artificiale e questo ha determinato un accresciuto rilievo del principio di trasparenza anche di cui al GDPR. In realtà, a fronte del moltiplicarsi dei dati trattati, si è assistito anche a una maggiore difficoltà però di fornire agli interessati informazioni che siano a loro volta complete e trasparenti circa il trattamento di questi dati. E assistiamo infatti a informative privacy sempre più complesse, da cui il problema della mancata lettura segnalato anche recentemente dal Garante nel suo sito. Le linee guida sulla trasparenza del gruppo 29 puntualizzano la necessità che le comunicazioni relative al trattamento dei dati siano accessibili, siano comprensibili, siano concise, siano tali da garantire il diritto di accesso. E queste esigenze di trasparenza sono soprattutto rilevanti a fronte naturalmente dei trattamenti integralmente automatizzati di cui si occupa l'articolo 22 del GDPR, norma discussa per altri versi, e oltre alla necessità chiaramente di un'informativa adeguata, di garantire un diritto d'accesso, deve essere in questi casi garantito il diritto di contestazione della decisione e il diritto a un riesame. E è stato posto in luce tra l'altro il rilievo del ruolo centrale della valutazione d'impatto in questi casi con il relativo carico di regole di trasparenza. Volendo però analizzare i principali ambiti in cui il tema della trasparenza nel GDPR viene in rilievo con riferimento al rapporto di lavoro, naturalmente dobbiamo menzionare il tema dei controlli a distanza e qui l'accoglimento della categoria dei controlli difensivi in senso stretto anche dopo la riforma del 2015 sicuramente ha posto di fronte ad una necessaria compressione del principio di trasparenza, penso alla sentenza chiaramente Lopez-Ribalta. Vi è sì l'affermazione del principio del necessario bilanciamento anche nei controlli difensivi in senso stretto con le esigenze di tutela della privacy del lavoratore, che però in realtà appaiono salvaguardate nel loro nucleo essenziale sostanzialmente di tutela della dignità e di minimizzazione sostanzialmente dei trattamenti. Ecco, in questo contesto a me comunque sembra significativa una recente posizione del Garante del 6 luglio del 23 su altri controlli difensivi, quelli tramite agenzia investigativa, e il Garante in questa sua, ha chiarito che la regola di trasparenza deve garantire il diritto del lavoratore all'accesso al fascicolo dell'agenzia di investigazione. Questo mi pare uno strumento molto interessante alla luce soprattutto di quella giurisprudenza della Cassazione del 2018, anche recentemente, che afferma chiaramente la inutilizzabilità degli accertamenti fatti da un agente di agenzia investigativa che sia diverso da quello incaricato. Quindi regola di trasparenza che assicura sicuramente a rilievo. Ad ogni modo, nella giurisprudenza, laddove emerge la disciplina relativa alla tutela della trasparenza, emerge soprattutto in chiave difensiva. Quindi, chiaramente, la regola della trasparenza viene invocata dal lavoratore per mettere in dubbio provvedimenti di licenziamento, eccetera, intimati, per esempio, in violazione di tale regola. È più raro che il lavoratore lamenti in giudizio e chieda il risarcimento di danni che siano derivati dalla violazione della regola di trasparenza, anche se in realtà l'articolo 82 del GDPR questo lo prevede. Ecco, a me sembra che una recente sentenza della Corte di Giustizia del maggio del 23, in cui si è affermato che i danni che per rivendicare un danno da violazione della privacy e del principio di trasparenza in particolare debba sì essere dimostrato anche il danno effettivo, quindi non basta la violazione della disposizione, ma nel contempo questa sentenza ha affermato che il risarcimento non può essere condizionato da una soglia minima di gravità del danno, forse ci lascia capire che in futuro
qualche, diciamo, controversia in cui magari i più lavoratori in un unico procedimento agiscano per il risarcimento dei danni da violazione della privacy possa essere, diciamo, più frequente, come effettivamente una recente Cassazione del 23 è avvenuto in questa recente controversia arrivata in Cassazione. In ogni caso, e con riferimento al contenzioso lavoristico, è stato, diciamo, chiarito come a fronte di management algoritmici ci sia sì da parte delle aziende un ampio obbligo di trasparenza, di disclosure, però in giudizio questo sia a volte, diciamo, infungibile, perché il lavoratore, salvo complessissimi e onerosi accertamenti, difficilmente può verificare la veridicità di quanto affermato dalle aziende. Ecco, allora in questo senso mi sembra assolutamente centrale invece il ruolo del garante, e le due vicende Foodigno e Deliveroo sono emblematiche, con multe di 2,5-2,6 milioni di euro contro questi colossi, che la Cassazione nel settembre del 2023 ha confermato, il Tribunale di Milano l'aveva annullata, ma la Cassazione invece ha ritenuto che fossero pienamente legittime queste ordinanze. Ecco, qui i vizi erano tra l'altro proprio dovuti ad una violazione delle regole di trasparenza sulla geolocalizzazione dei lavoratori. Anzi, abbiamo un recente report del novembre del 23 in cui l'Istituto Sindacale Italiano Europeo ha posto in essere ulteriori diciamo comportamenti di Deliveroo e di Foodigno, tra cui la geolocalizzazione dei rider fuori dall'orario di lavoro e il trasferimento dei dati dei rider a società nordamericane. Ecco, e quindi sono, diciamo, da presagire ulteriori interventi del garante in questo senso. E certo, il decreto trasparenza con l'articolo 1 bis apre a sua volta dei nuovi scenari per un'azione sindacale a tutela del principio di trasparenza, ma chiaramente su binari diversi rispetto a quelli dell'articolo del GDPR. Ecco, come testimoniano chiaramente la portata del decreto trasparenza, la recente giurisprudenza di Palermo e di Torino su questo tema. Concludo dicendo che secondo me la vicenda Foodigno mette in luce un altro nodo, cioè il nodo del problematico trasferimento di dati verso paesi extraeuropei. E questo nodo non interessa solo i colossi come Foodigno, come Deliveroo, ma interessa la stragrande maggioranza delle nostre aziende non solo multinazionali, che utilizzano strumenti di cloud computing o comunque anche, per esempio, Google Analytics per verificare quanti candidati hanno magari frequentato il loro sito di recruiting. Ecco, e in realtà la possibilità del trasferimento di dati sulla base di una decisione della Commissione può avvenire sulla base della decisione della Commissione europea, ma sappiamo che con le due sentenze Schrems e Schrems 2, l'ultima del 2020, diciamo, gli accordi in base ai quali la Commissione aveva validato questo trasferimento di dati a paesi extraeuropei, queste decisioni della Commissione sono state annullate dalla Corte di Giustizia. È vero che è stato recentemente ristipulato un nuovo accordo che dovrebbe legittimare il trasferimento di dati a paesi extraeuropei, in particolare negli Stati Uniti, ma a sua volta questo accordo ha gli stessi problemi. Quindi concludo dicendo che oggi le aziende, diciamo, che trasferiscono dati all'estero hanno un, diciamo, problema normativo che le clausole contrattuali standard e le binding corporate rules non risolvono del tutto, e diciamo sulla privacy e così come sull'intelligenza artificiale naturalmente credo si stia giocando una battaglia importante per l'Europa e la sua visione antropocentrica. Grazie Barbara. Bello questo accenno sul rapporto con il mondo anglosassone, parlo continentale dell'America. E che poi non è interesse di nessuno prendere e semplicemente trasferire se non con accordi commerciali. Tante volte il gestore è americano, utilizzando dei software, chiaramente se la base è lì è automatico che lì vadano i dati, quindi trasferimento in un doppio senso e certe volte appena di inutilizzabilità di software importanti. Maurizio Ricci, scusami. Grazie. Un ringraziamento soprattutto agli organizzatori per l'invito e, come già stato sottolineato,
siamo arrivati alla maggiore età, essendo questa la 18ª edizione dei seminari di Bertinoro. Mi soffermerò, ovviamente la normativa è sterminata e anche il tema che mi sono sostanzialmente autosegnato, il ruolo del garante per la protezione dei dati personali, è ovviamente un tema estremamente ampio. Per mantenermi nei 10 minuti dell'intervento sarò estremamente schematico, ricordando, prima di analizzare il ruolo di vigilanza del garante, che vanno soprattutto ricordati tre profili: il radicale cambiamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per cui le scienze informatiche utilizzano sempre di più il concetto di piramide dei dati per spiegare la relazione fra dati, informazioni e conoscenze, proprio alla luce delle differenti tipologie e classificazione degli stessi dati. E il binomio abbattimento degli ostacoli alla libera circolazione, che era l'impostazione originaria ovviamente della nostra comunità, oggi Unione Europea, protezione dei dati, con l'affermazione della tutela della persona fisica e della sua dignità in quanto tale fra gli obiettivi primari della stessa Unione. Quindi c'è stato un cambiamento ovviamente di paradigma sotto questo profilo. E terzo principio, sul piano della tecnica normativa è evidente che il legislatore europeo si sia spostato sempre di più verso lo strumento regolamentare. Vanno ricordati quindi quattro principi ispiratori dei contenuti, soprattutto del primo regolamento, cioè il 679 del 2016, ma anche di quelli immediatamente successivi, attinenti comunque al tema in questione. E in modo particolare questi quattro principi ispiratori sono il rafforzamento delle tutele offerte agli interessati, quindi con il consolidamento del dato personale, il livello di trasparenza dei trattamenti e così via, l'ampia declinazione del principio di accountability e le garanzie tutela del diritto alla protezione dei dati personali che diventano applicabili a chiunque fornisca servizi sul territorio europeo. Questo è molto importante proprio in virtù degli ostacoli causati dalla aterritorialità della rete e dalla extraterritorialità della rete dei più grandi operatori a livello ormai mondiale. E infine il quarto pilastro riguarda proprio il ruolo delle autorità di garanzia. E su questo, come illustrerò, c'è stato un cambiamento ovviamente di scelte fatte dal legislatore europeo, perché la piena responsabilizzazione dei data controllers, a cui affidare il compito di valutare anche i rischi derivanti dal trattamento, ha comportato un sensibile cambiamento di ruolo rispetto al ruolo precedentemente svolto prima dell'emanazione di questi ultimi regolamenti. E l'autorità, quindi prima ancora di esercitare il proprio potere ultimo di correzione e di sanzione, ha avuto e avrà una funzione soprattutto di vigilanza sui trattamenti, rafforzando le prerogative di indagine con una più ampia attività istruttoria, che consente quindi alle autorità di esercitare una reale sorveglianza sulla liceità e correttezza e adottando quindi i provvedimenti conseguenziali. E il ruolo centrale viene riconosciuto proprio da uno specifico articolo, il 51, secondo cui le autorità di controllo sono incaricate di sorvegliare, leggo testualmente, l'applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Nel far questo, il regolamento ha previsto quattro tipologie distinte di poteri concretamente esercitabili. Il primo, funzioni di sorveglianza sul rispetto del regolamento, quindi trattazione dei reclami, indagini, monitoraggio. Inoltre, soprattutto un altro paragrafo si sofferma su una pluralità di atti, espressione di una severa potestà autoritativa nei confronti dei titolari e dei trattamenti. Una terza tipologia con cui si riduce invece molto il potere autorizzatorio delle authorities, del ruolo di garante, proprio nella logica di aumentare le responsabilità decisionali dei titolari circa l'effettuazione dei trattamenti,
Per cui il potere regolatore, che ora è espressamente previsto, riguarda alcuni ambiti specifici, per esempio l'adozione di clausole contrattuali tipo, per esempio l'indicazione dei trattamenti in cui la valutazione di impatto è obbligatoria oppure non necessaria. E poi la quarta tipologia di funzioni riguarda il ruolo consultivo del garante anche nei confronti del legislatore nazionale, che è obbligato a sottoporre al parere dell'autorità i progetti di atti aventi forza di legge. In sintesi, il legislatore europeo ha accentuato questo ruolo di vigilanza e il fatto stesso di averle definite quali autorità di controllo e di porre quindi quale primo compito quello di sorveglianza, attribuendo loro poteri di correzione, ha disegnato per gli stessi garanti un ruolo di garanzia anzitutto rispetto alla conformità dei trattamenti. Detto questo, va interpretata in questa visione l'importante istituzione, spesso obbligatoria, in altri casi invece raccomandata, del responsabile della protezione dei dati, l'acronimo RPD, presso i titolari dei trattamenti, che nelle sue vesti di consulente controllore del titolare può rappresentare la prima spia, fra virgolette, di eventuali problemi e può essere anche la principale fonte di proposte per la loro risoluzione. In questo modo il regolamento ha voluto decentrare un primo livello di sorveglianza direttamente in seno ai controllati stessi, tramite ovviamente gli RPD. Su questo soltanto un dubbio: siccome gli RPD sono tendenzialmente lavoratori anche dipendenti dello stesso datore di lavoro, possono sorgere dei dubbi sulle modalità di espletamento anche e sulla possibilità concreta anche di esprimere dubbi sulla condotta posta in essere dallo stesso datore di lavoro. Questo è un profilo molto critico che può rappresentare ovviamente determinati profili di criticità anche di condizionamento nello svolgimento del ruolo e delle funzioni da parte degli stessi RPD. Un altro punto importante che sottolineo è anche il rapporto di collaborazione del garante con le altre autorità similari negli altri paesi dell'Unione Europea. Quindi si è promosso un reticolo di forte collaborazione fra le stesse autorità a livello orizzontale, e a livello verticale si è istituito un Comitato Europeo per la protezione dei dati che, a differenza del vecchio gruppo articolo 29, che ha avuto notevole fortuna e ha svolto una funzione di condizionamento sulla produzione normativa dell'Unione Europea, è oggi dotato di poteri propri di vigilanza, di consulenza e regolazione, mentre il vecchio gruppo articolo 29 svolgeva in precedenza una funzione soprattutto di consigliori rispetto al legislatore europeo. Ora, in sintesi, le scelte fatte dal legislatore italiano, abbiamo detto un potere regolatore che ha origine a uno specifico articolo con cui si attribuisce al garante il potere di adottare ogni 2 anni un provvedimento generale che stabilisca le misure di garanzia necessarie per rendere più sicuro il trattamento dei dati a un più alto tasso di delicatezza, mi riferisco ai dati genetici, ai dati biometrici e quelli relativi alla salute. Il ricorso al provvedimento restrittivo del garante, anche di carattere generale, viene utilizzato anche per i trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse, e ancora il garante può autorizzare il trattamento ulteriore da parte di terzi per finalità di ricerca scientifica o di statistica dei dati personali, anche sensibili, raccolti da un differente titolare. Il legislatore italiano ha perciò definito una nuova categoria di fonti, e a proposito delle regole deontologiche, che hanno un valore analogo a quello dei codici deontologici adottati nel regime previgente, in cui il ruolo del garante è ulteriormente rafforzato. E infine le linee guida che possono essere emanate da parte del garante. Sostanzialmente, con la traduzione legislativa italiana del regolamento, si è recuperato un potere regolatorio e autorizzatorio ridotto dal regolamento, sfruttando le molte clausole di autonomia discrezionale.
Detto questo, per quanto riguarda il ruolo di vigilanza, nel regolamento finora, cioè con il regime stabilito dal codice del 2003, il potere sanzionatorio amministrativo aveva un carattere obbligatorio. Il regolamento invece del 2016 ha cambiato l'impostazione, per cui il potere di comminare sanzioni pecuniarie diventa uno degli strumenti, ma non lo strumento correttivo in mano all'autorità, applicabile solo se l'autorità lo riterrà necessario ed opportuno. Quindi l'autorità potrà decidere se la sanzione sarà uno strumento di per sé sufficiente per persuadere il trasgressore, oppure se accompagnarla con più tradizionale misura di ripristino. Detto questo, scendiamo ancora ulteriormente sul piano ulteriore, le scelte fatte sempre dal nostro legislatore con un altro decreto legislativo, le novità sono classificabili lungo tre direttrici: quella istituzionale, quella sostanziale e quella procedurale. Sul piano istituzionale rappresenta un punto consolidato l'affidamento al garante del potere sanzionatorio, oltre che dei poteri correttivi stabiliti dal regolamento, con esclusione dei trattamenti svolti in ambito giudiziario. Sul piano sostanziale si arricchiscono le già numerose fattispecie sanzionatorie. Sul piano procedurale si definisce un procedimento unico per accertare le violazioni con l'adozione dei provvedimenti ritenuti più equi. Alla fine di questo discorso un paio di battute finali e ho concluso anche l'intervento. In sostanza l'insieme della nuova disciplina, il regolamento dell'Unione Europea, poi altri ulteriori regolamenti, il codice che è stato novellato innanzitutto dal decreto legislativo 101 del 2018, i regolamenti delle autorità nazionali, ha definito un sistema sanzionatorio amministrativo piuttosto diverso da quello conosciuto in precedenza. Possiamo sostanzialmente sintetizzare in un paio di osservazioni di carattere generale, nel senso che si è definito un confine più chiaro fra responsabilità penale e responsabilità amministrativa nella repressione delle condotte illecite, e quanto alle condotte oggetto di sanzione amministrativa, il nuovo quadro normativo è caratterizzato da due elementi che sono anche parzialmente antitetici fra loro. Da un lato l'estrema indeterminatezza sottesa alle violazioni del regolamento, da un altro lato, in altri articoli dello stesso decreto, diventa più certa l'individuazione della condotta vietata oggetto di sanzione. Quindi, in definitiva, il quadro d'insieme, non sempre facilmente declinabile e interpretabile, fra l'impostazione giuridica europea e quella nazionale, oltre a far sorgere alcuni dubbi sulla tassatività e certezza delle condotte che l'ordinamento intende reprimere. Grazie. Grazie Maurizio, un quadro molto prezioso a partire dal collegamento fra i garanti dell'Unione Europea e poi questa nuova configurazione di fatto dei poteri del nostro. Io mi chiedo se appunto tutto questo come ricadute sui rapporti di lavoro non ha solo il significato, e mi riferisco all'intervento di Barbara De Mozzi, di tutti i problemi relativi agli algoritmi, alle geolocalizzazioni eccetera, ma per esempio hai citato i dati sulla salute che vengono utilizzati per le carriere. Questo ormai è una cosa che è... Ecco, e quindi anche per lavoratori tradizionali questo ha un grande rilievo. Grazie. Anna Troisi, a te la parola. Grazie. Io ringrazio innanzitutto i colleghi ed amici bolognesi per il gradito invito e vi proporrò delle riflessioni di carattere generale, riferibili anche al settore del lavoro, sull'evoluzione del rapporto dell'area del data protection col principio di trasparenza e con alcuni focus appunto sull'applicazione al lavoro pubblico, anche in dialogo con le relazioni e gli interventi di ieri. Agli albori il rapporto tra trasparenza e privacy era concepito dall'ordinamento giuridico antiteticamente, in termini antagonistici e in una dimensione di reciproca e vincendevole esclusione. Ciò in quanto, come si ricorderà, la privacy era inizialmente intesa in senso strenuamente protettivo o positivo,
cioè come diritto della persona di limitazione di controllo sulla circolazione e sul trattamento altrui comprensivo di comunicazione e diffusione dei propri dati. Quindi per un verso come intrinseca barriera all'accesso liberamente trasparente da parte di terzi delle informazioni personali e per altro verso, pur sempre in tale ottica contrappositiva, l'adempimento dell'obbligo di trasparenza, laddove normativamente imposto, comunque previsto, era configurato come una deroga espressa a superamento del diritto alla privacy, legittimante in quanto tale il trattamento dei dati personali. E non a caso, nell'articolato normativo dell'originaria direttiva 9546 CE, il termine trasparenza non compariva. Non traspariva, volendo effettuare un gioco di parole. Emblematico esempio di tale assetto è proprio il tradizionale rapporto tra privacy e trasparenza amministrativa, con relativo diritto di accesso circoscritto ai documenti amministrativi prima e poi anche di pubblicità e di accesso civico generalizzato a tutti i dati in possesso della pubblica amministrazione. La trasparenza in entrambi i casi è una sorta di contraltare della privacy. Dall'altro lato, la tutela della riservatezza è posta come limite a detta trasparenza, tanto da aver condotto all'estremo della privacy alibi e da costringere il garante per la protezione dei dati personali a trasformarsi sovente in garante della trasparenza amministrativa, come si autodefinì esso stesso nella celebre relazione per l'anno 98. Rispetto a questo approccio è solo col GDPR che si verifica il cambiamento, anzi l'innovazione, l'inversione della prospettiva ordinamentale in materia di rapporto tra trasparenza e disciplina sulla protezione dei dati. Il GDPR, come spartiacque, segna il passaggio alla trasparenza come elemento fondamentale di tutela ed esercizio del diritto alla protezione dei dati personali, con funzione di garantire la consapevolezza dell'interessato in merito ai trattamenti dei propri dati da parte dei terzi. La trasparenza dunque da competitor o contendente ad alleata della privacy. E la maturazione della presa di coscienza di questa valenza della trasparenza e la relativa innovazione concettuale avvengono proprio nel GDPR, laddove tra i principi generali dell'articolo 5, accanto a quelli di liceità e correttezza già preesistenti, introduce appunto il principio di trasparenza del trattamento nei confronti dell'interessato. E anche specificamente l'articolo 88 del GDPR dedicato alla protezione dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro stabilisce che le norme delegate alla competenza normativa di legge o di contratto collettivo degli Stati membri includono, devono includere, misure appropriate a salvaguardia delle dignità e diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento. In tal modo esso espressamente connota e qualifica la disciplina della trasparenza del trattamento dei dati personali come strumento di garanzia anche proprio per i lavoratori. E la trasparenza del trattamento dei dati personali è soprattutto obbligo in capo al titolare del trattamento. Essa si collega difatti strettamente con gli altri principi del GDPR parimenti di nuovo conio, cioè il principio di responsabilizzazione, accountability del titolare e quello della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, cioè privacy by design e by default. La transparency è declinata dal GDPR in termini di diritto all'informativa, che ne costituisce il nucleo primario, primigenio, ma non solo. Oltre a questo, è il diritto di accesso ai propri dati personali, direttamente sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che rappresenta l'altra componente, in sostanza il secondo pilastro del principio di trasparenza dei dati nel GDPR. E a sua volta, poiché la sua soddisfazione è importante sia ai fini probatori per il lavoratore, se ne veda l'utilizzo ad esempio prima di impugnare provvedimenti di licenziamenti,
Inoltre l'accesso ai dati personali, non solo da questo punto di vista, ma è diciamo propedeutico, il presupposto anche per gli altri diritti e quindi è funzionale anche all'esercizio degli altri diritti dell'interessato del GDPR, cioè di rettifica, limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati, inclusi persino lo stesso diritto alla cancellazione dei dati personali, cioè il diritto all'oblio e il diritto di opposizione al trattamento, right to object. Cioè, sebbene essi costituiscano l'estremo opposto, la negazione della trasparenza, nel massimo garantismo che impronta la disciplina del GDPR è parimenti tutelato quindi il diritto dell'interessato di contrastare e inibire la stessa trasparenza. Quanto osservato si ritrova nelle già citate linee guida sulla trasparenza ai sensi del GDPR, adottate dal gruppo di lavoro articolo 29 del 2018 e convalidate al successivo Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, cui rinvio ovviamente per l'indicazione dei dettagli applicativi in materia, e che sottolineano che la trasparenza è un obbligo trasversale a norma del regolamento. Concludo dicendo che pure vari altri istituti del GDPR si connettono al principio di trasparenza. La già evocata disciplina dei processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, come pure il data breach, cioè con la comunicazione tempestiva della violazione dei dati personali all'interessato e la notifica all'autorità di controllo nazionale del garante, le misure tecniche organizzative di sicurezza del trattamento, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, la certificazione della protezione dei dati, nonché i marchi e sigilli di protezione dei dati, le norme vincolanti di impresa, infine i due registri delle attività di trattamento da tenersi a cura del titolare e del responsabile del trattamento nelle imprese di grandi dimensioni. A quanto detto va aggiunta una notazione sistematica conclusiva che coinvolge appunto il lavoro pubblico. Cioè, accanto all'esaminata trasparenza come strumento di tutela dei dati personali, il GDPR ha al contempo risolto il problema generale della compatibilità di norme specifiche o speciali di livello europeo nazionale che dispongano obblighi di trasparenza e le relative operazioni di trattamento con la disciplina sulla protezione dei dati, introducendo anche qui innovativamente rispetto alla previgente direttiva 95/46 il principio della base giuridica del trattamento dei dati con valore sostanzialmente generale, potendo essa rinvenirsi anche all'interno del GDPR, si veda per tutta la regola del consenso dell'interessato, oltre che fuori in fonti normative esterne. Il vincolo della base giuridica si rinviene nell'articolo 6 del GDPR, secondo cui il trattamento è lecito solo se ricorre almeno una delle condizioni elencate, ovvero sia oltre al consenso e a una base giuridica di tipo contrattuale, quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto e di misure precontrattuali, l'esistenza di una base giuridica legale, stabilita dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, relativa a due specifiche fattispecie di trattamento. Cioè quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale che è soggetto il titolare o quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri. E a quest'ultimo è riconducibile appunto il lavoro pubblico. E parimenti anche l'operazione opposta, cioè di limitazione dell'applicazione delle norme di tutela del GDPR, necessita di una specifica base giuridica di natura legislativa. E una base giuridica legittimante il trattamento delle particolari categorie dei dati sensibili e poi prescritta dal GDPR con specifico riferimento al diritto del lavoro privato e pubblico e della sicurezza sociale. Idem per i dati giudiziari e ancora una base giuridica costituita dal diritto dell'Unione o dello Stato membro che precisi misure adeguate a tutela dell'interessato svolge funzione autorizzativa delle decisioni fondate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali compresa la profilazione. Cioè è in definitiva evidente che mediante il criterio della base giuridica il GDPR offre copertura giuridica ad ogni trattamento di dati personali previsto da un atto normativo adottato contenutisticamente non in contrasto con le disposizioni del GDPR stesso ovviamente. Poiché il GDPR consente i trattamenti che abbiano una base giuridica in una disposizione dell'Unione Europea nazionale, tutti i trattamenti dei dati posti in essere per darvi applicazione sono dunque perciò stesso leciti da chiunque effettuati.
tanto se il titolare del trattamento è un soggetto privato, quindi nel lavoro privato, quanto se un soggetto pubblico, quindi da parte delle amministrazioni pubbliche, datrici di lavoro e comunque dagli enti pubblici che operano in ambito lavoristico, si pensa agli enti previdenziali, INPS, INAIL, agli ispettorati del lavoro, eccetera. E quindi, con specifico riguardo al pubblico impiego, si può affermare che col GDPR la trasparenza, anzi la privacy, abbia fatto pace, si sia riconciliata con la trasparenza dei dati dei dipendenti pubblici, proprio in virtù dell'introduzione in via generale per tutti i dati della regola semplificante ma circostanziata della base giuridica del trattamento stabilita dal diritto dell'Unione dello Stato membro, che poi è stata individuata estensivamente dal codice privacy italiano novellato nel 2018, oltre a legge e regolamento, anche tramite atti amministrativi generali. Il che è tanto più rilevante, considerata la marcata spinta alla digitalizzazione come innovazione tecnologica in sicurezza della pubblica amministrazione, che è riforma orizzontale, come sappiamo, di interesse trasversale a tutte le missioni, oltre che specificamente prevista nella missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Mi fermo qui e vi ringrazio. Grazie ad Anna anche per questo accenno alla parte sulla pubblica amministrazione. Bisogna poi vedere il compito di interesse pubblico, ecco, poi magari approfondendo ha dato un bello spunto se coincide con i rapporti di lavoro invece dove non c'è l'interesse pubblico ma sono delle pubbliche amministrazioni. Certo. Un bello spunto. Bene, grazie. Allora,